Ciao, ha riattaccato. vabbè. Beh, effettivamente lui quando ha parlato con il maresciallo ha creduto a tutta la situazione, ha detto c'era una signorina, c'era una donna, poi c'era un uomo, poi questo e quell'altro. A sto punto direi proprio dopo. Pronto? Sì, culo? No. Fica. Ma chi parla, scusi? Cazzo. No, ma lei si diverte così, scusi? Palle. Mi dice chi parla? Poppe. Ma imbecille. Ma no. Fava. Ce n'ha più? Finocchio. Sì? Finocchio. Madonna, che gusto, Puttana. Poi? Maiala. E oltretutto? Si dice questo repertorio? Non ho capito oltretutto, scusi. Che c'entra oltretutto con maiala? Mi scusi, no, scusi, io lì per lì sono rimasto un pochino scolpito. Sono rimasto scolpito, mi scusi. Come, oltretutto io dico maiala e le bici oltretutto. Ma scusi, che no, nesso c'è? No, senta una cosa, perché secondo lei questi discorsi che lei sta facendo, se per lei sono discorsi, hanno un senso? È il gioco delle attinenze, signora. Io gioco questo. Deve essere attinente. Mi scusi, ma non lo sapevo, sa. Appunto. Ma posso sapere il suo nome, per cortesia? Culo. Lei si chiama Culo, è così registrato? Sì, no, perché lei probabilmente non sa che questo è un telefono sotto controllo. Ecco, questo possiamo dire anche in coro. Merda. Io non appendo perché mi diverto. Ma signora, queste non sono offese, io non parlo di lei. Se dico puttana non era riferita a lei, sa. Ma perché ha fatto questo numero? Sono numeri a caso. È un gioco di attinenze, signora. Io dico una parola, lei deve dire una parola che ha attinenza. Ma lei è malato? No, signora, perché non ha nessuna attinenza questa. Se dico merda, non può dire malato, a meno che io non sia. No, ma se io dico qualcuno che ha un problema psichico, lei probabilmente mi dovrebbe rispondere con il suo nome, stando al suo gioco. Ecco, allora, proponga una parola a lei che le faccio. Psicopatico. Com'è? Psicopatico. Malato. Ecco, e se io rispondo con malato, lei mi dice il suo nome, per cortesia? No, lei deve dare un'altra parola. No, lei mi dice il suo nome. Dico malato, lei cosa dice? Stupido. Ecco, cretino. No, senta, lei mi incuriosisce, io non attendo perché aspetto che salga mio marito a questo punto. Sì, sì, ma intanto ha il telefono sotto controllo, no? Sì. Figuriamo, non c'è nessun problema. Eravamo rimasti. No, ma il problema è cretino. Che la tua voce non mi è nuova. Nemmeno la mia. Cioè, nemmeno a me è nuova la mia, insomma, volevo dire. No, ma la sua, ripeto, io lavoro in un posto in cui telefonano molte persone. Anch'io lavoro in un posto in cui telefonano appunto, molte persone. Appunto, probabilmente noi ci siamo già sentiti per questioni di lavoro. Può darsi. Mi piacerebbe poter configurare questa voce con una persona, capito? Le piacerebbe, perché sono molto bello e questo le piace. Lo so che magari, però lasciamo perdere perché non è il momento di parlare di sesso. No, allora di cosa vuole parlare? Vulva. Questo non è il sesso? No, è anatomia, signora. Vulva. Vedi che è una parola anche scientifica. Lei cosa risponde a Vulva? Io mi diverto come una pazza, lei non ha idea. Non mi è mai capitato in 50 anni una cosa del genere. Lei ha 50 anni? Sì. Quindi sa cos'è la vulva. Quindi cosa dice di conseguenza? No, io mi metto a ridere perché non posso credere che al mondo esistano gente come lei. Guardi. Esistano gente come lei, guardi, gente, un nome collettivo ma singolare. Purtroppo non si può dire esistano gente, esista gente. Questo tanto ma per... lei è anche una persona colta allora? Sì, insomma, colta. Io ho studiato molto alla university. No, lei mi dice. Senta, il suo nome è possibile saperlo? Il mio nome? Sì, soltanto il nome di battesimo. Il nome di battesimo? Sì. Finfunfanfo. No, veramente, il mio nome, mia madre mi ha chiamato così, Finfunfanfo. E purtroppo... Ma lei da dove sta chiamando? Da casa? Da Finfunfanfa. Cioè, la città si chiama Finfunfanfa, in via Finfunfanfo, numero Finfunfanfino. Arrivederci, guarda. No, guardi, perché se ne va via così? Posso? Ne stavo per dire il mio nome veramente, dai. No, non reggi gli scherzi? Pronto? Non reggi gli scherzi?
non regge gli scherzi. Infatti questo non era uno scherzo, ma era un sondazzo, siare, siare. E qui termina il sondazzo, termina naturalmente con questa signora a cui non è mai successo, finalmente non potrà più dire che non gli è mai successo, e potrà dire, sì, mi è successo finalmente. Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...